Buonasera, allora la tu per tu di oggi è con Alvaro Balloni e ovviamente in questo a tu per tu faremo anche l'appello al voto perché questi ormai sono gli ultimi giorni per andare a votare. Io ripeto che per votare, questo è un referendum propositivo per cui non si può, non c'è un quorum, quindi andare a votare è importantissimo perché si vince anche con un solo votante. Poi, sia del sì e del no, questo lo sapete voi, io la mia idea ce l'ho e me la tengo, invece chiedo subito, così ci colleghiamo, il voto sì e no, ad Alvaro Balloni se lui è per il sì o per il no. Perché poi anche all'interno dello stesso schieramento politico c'è chi dice una cosa e dice un'altra, quindi non il tuo, però diciamo Sì, in questo generale se succede un po' a capisce tutti i partiti, ma niente, per cui ho visto un anche cicchitto, ho visto che vota sta per il sì, quell'altro va per il no. vabbè, Vabbè, ma succede nelle migliori ognuno è famiglie, no? Si dice. responsabile. Vabbè, lì è facile perché da quando è uscito fuori Alfano con altre cose, quindi sì e no, che cos'è per te e per quale motivo? Ma io voto sì, veramente convinto e deciso. Sono convinto che l'Italia può svoltare soltanto se approva questa riforma, altrimenti continueremo come abbiamo, diciamo, siccome siamo andati avanti sino ad oggi, quindi con pochissime speranze di poter competere, diciamo, a livelli alti con stati più organizzati di noi, con sistemi molto più avanzati del nostro. Io credo che questa è un'occasione storica soprattutto di programmare quel futuro per i giovani, per essere tempestivi nell'approvazione delle leggi, per evitare i ricatti. Io ho sentito tante cose in questa campagna elettorale, ma avete fatto la legge con Verdini, oppure la compravendita dei senatori, dei deputati. Questo è successo fino ad oggi, è vero, e nessuno può negare queste cose, però perché? Perché purtroppo il sistema oggi non ti permette di governare. Oggi è un sistema, non ci dimentichiamo che noi siamo usciti da un'elezione, l'ultima, dove c'erano tre blocchi contrapposti, c'era Grillo, c'era il centrodestra, c'era il centrosinistra. Non si riuscì a fare un governo, Bersani ha fallito, poi c'è stato il governo Letta, però questo significa che non si può andare avanti così perché non è che si può votare ogni 6 mesi. Bisogna che chi vince sia messo in grado di governare. Tra l'altro c'è anche un abbattimento di costi, tra l'altro c'è anche una velocizzazione nell'approvazione delle leggi, ma soprattutto un chiarimento dei rapporti con le regioni, cioè c'è tutto un insieme di cose che io credo debbano essere non solo approvate, ma soprattutto devono incontrare il favore dei cittadini. Sbaglia chi è conservatore, sbaglia secondo il punto di vista del sottoscritto, chi ancora vuol bloccare questa Costituzione. Questa è una Costituzione bellissima, ma come tutte le cose, anche le più belle, poi comunque deve essere aggiornata, deve essere adeguata ai tempi e quindi messa nelle condizioni di diventare ancora più bella. Gli oppositori del sì, faccio il vero giornalista, come si fanno le tribune politiche, dicono: ma se vogliamo ridurre i costi, togliamolo del tutto, cioè togliamo proprio Palazzo Madama, facciamo Ma diventare un museo perché non è tanto i deputati e i senatori quanto è sì, però sono le tutto solite battute l'entourage. che si fanno, no? Però dice, adesso l'altra cosa invece è perché non, facendo una modifica sostanziale come questa, non si mette la regola che chi è eletto nel partito A o rimane là o se ne va a casa. Perché noi abbiamo 2/3 dei nostri deputati e senatori che hanno cambiato idea rispetto a chi l'ha votati. Ma è vero, quella sarebbe stata una cosa buona, diciamo, se c'era la possibilità di inserirla. È chiaro che tu fai una legge rispetto ai voti che poi riesci a far convogliare su quella legge. Ma soprattutto anche perché oggi in prospettiva non c'è più bisogno di quella norma. Perché se noi andiamo ad approvare un Italicum che è molto diverso dal Porcellum e che è fatto sulla legge dei sindaci, chi governa avrà una maggioranza che non gli servirà più quello che cambia casacca. Sarà ininfluente, non servirà più. E allora ecco perché dicevo prima, del Verdini c'hai bisogno oggi. Domani del Verdini non ci avrai più bisogno perché avrai la tua maggioranza, avrai i tuoi numeri già per governare. E questo accadrà sia che Renzi, sia Berlusconi, sia Grillo, chiunque domani incontri poi il favore del cittadino. Per questo non riesco a capire la paura nei confronti di questa riforma. Beh, Ma io. dicono che tutti i poteri sono nel Renzi e avremo il prossimo dittatore. Bene, dovrebbero essere contenti perché fra un anno si vota. E dove sta scritto che vince Renzi? Addirittura qualcuno al ballottaggio ha ipotizzato che non vinceva Renzi, ma il prossimo vincitore potrebbe essere Grillo o addirittura il centrodestra. Quindi
Se poi chi vince ha la possibilità anche di governare, dovrebbe essere contento. Il problema è se anche la capacità poi di governare, perché non bastano i numeri, bisogna avere la capacità, perché vediamo che a Roma i numeri ci sono, però poi vedo che in quanto a capacità lasciamo molto a desiderare. Sono scontenti. Vabbè, insomma, Alvaro Balloni e la sua fede politica, almeno quella sua personale, sono per il sì. Abbiamo toccato un tasto dolente, cioè, quindi per rifarci ai tempi nostri. Chi ci ha avuto i numeri, magari per dispetto al precedente sindaco, oggi c'è tanta gente che incontriamo per strada e ci dice: aridateci Tidei e Moscherini, perché di questi non se ne può più, a proposito di capacità. Io sono convinto che sicuramente oggi saremmo stati in una situazione migliore, sicuramente, ma io ho visto fare cose, adesso è brutto pure magari parlarne di mangiare, però se l'avessero fatti Tidei e Moscherini l'avrebbero messa veramente alla forca. Il piazzale era un reato cittadino. Diciamo. Qui sono passati così quasi inosservati, però non se ne può più. Adesso dobbiamo abbassare i banchi del mercato, poi dobbiamo fare quello. Ci sarà il mercatino di Natale, questo sì, perché lo sappiamo e ce lo stanno preparando, ma non c'è un alberello, un lumicino che si accenderà, perché ancora non c'è proprio niente. C'è una città abbandonata, non c'è lavoro, non ci sono prospettive di lavoro, quello è il peggiore. La cosa peggiore è questa, cioè qui sembra quasi ridotta a un condominio, dove si fa la manutenzione ordinaria e poco e male. No, non si fa, perché ed appunto dice poco e questa male, via centralissima, esatto, ci sono e i crateri. Non si progetta, cioè una ristrutturazione del palazzo, una ristrutturazione del quartiere, cioè praticamente stiamo veramente messi in una condizione che io credo che chi due anni fa, tre anni fa ha pensato bene di tagliare col passato, per carità, ha giocato una carta, però credo che oggi dovrebbe riflettere e pensare che poi la politica non è facile, cioè parlare di politica è un po' come il calcio, tutti ne parlano, poi fare l'allenatore o il giocatore a livelli internazionali è una cosa gestire diversa. Una squadra di uomini è una cosa diversa, mi sembra che stanno perdendo, esatto, i pezzi proprio anche nella gestione interna. Oramai ci sono schegge impazzite che giustamente non vogliono solo dire sì, e ci sono gli altri che continuano a dire sì, ma forse non si rendono conto che ognuno che alza una mano e dice sì a una decisione, la Corte dei Conti può arrivare sarà, per tutti, arriverà. Quindi io dico, cioè, e lo ripeto, non si può tenere un liquidatore a 150.000 euro e più all'anno di stipendio, di rimborso, scusate, perché è un professionista, più un rimborso benzina per un 6.000, perché viene col 6.000 e chi mette benzina con quello, non è che si dà un tot a chilometro, poi viene a piedi o viene lì e perde la bellezza di 33.000 euro al giorno, cioè parliamo di 5.000 euro all'ora lavorativa, e lo paghiamo pure? Ma appunto perché... cioè, mi sembra una cosa ridicola, mi sembra una cosa quando si ridicola. Sta fuori, criticare è facile. Poi quando... Indubbiamente, però, se il bilancio è stato consegnato a 23 milioni di deficit e oggi si parla di oltre 60 milioni, sempre 2 anni e mezzo sono passati, no? Perché dico, non è che ne sono passati di più. E questa persona prende 15.000 euro a mese, sommando i vari incarichi delle quattro, vedi, delle quattro cartelle, e soprattutto non si sa chi va a rappresentare, perché rappresentando tutte e quattro, chi difende, HCS o quell'altro, che poi vanno in antitesi su certe cose. In più, tutto basato, che poi torneremo in settimana, basato solo quando... sull'accettazione del concordato dei creditori, che non accetteranno. Noi abbiamo lasciato circa 10 milioni in cassa al commissario Prevettini. Ma quelli sono spariti. Stavamo, diciamo, in dirittura d'arrivo per risolvere il problema delle partecipate. Poi è cambiata l'amministrazione, Tidei è stato sfiduciato, per carità, e quindi sono venuti, diciamo, persone nuove che avrebbero dovuto assicurare, diciamo, più trasparenza, più incisività e soprattutto un abbattimento dei costi, perché qualcuno diceva che si spendeva troppo. Invece abbiamo visto che è stato tutto il contrario, perché sono passati 3 anni e le cose ancora stanno nelle medesime condizioni. La città si sta indebitando ancora di più, non si sa se domani si riuscirà a risolvere, perché vedi, riuscire a risolvere per il futuro ci si può anche arrivare. Il problema è come poi paghi il passato, perché quello è il nodo più grande che qualcuno sta sottovalutando.
perché domani ci puoi fare 10 soluzioni diverse, tutte buone, tutte efficaci per abbattere i costi, ma da domani in poi. Ma quello che da oggi è ad andare dietro, ma è triplicato, stiamo parlando di, e quindi qualcuno se ne dovrà assumere le responsabilità di questa cosa. Ma nel frattempo io perché dico, questo è chiaro che ai cittadini gli va reso poi un discorso chiaro. I cittadini se ne accorgeranno adesso quando gli arriva le bollette da Atari dell'acqua di fine anno. Però purtroppo vedo che ancora molti dicono: ma ragazzi, sono ragazzi, facciamo. Sono ragazzi, che punto stiamo? Siamo qua. Quindi, per Alvaro Balloni, andare a votare significa sì. Per gli altri ospiti che sono venuti e che arriveranno, qualcuno del sì, qualcuno del no, significa sì, soprattutto per dare ma ricordiamoci, un futuro e prospettive migliori ai nostri giovani. Perché però rinnoviamo l'appello di andare a votare. Perché qui andare a votare soprattutto, perché è una responsabilità che ognuno di noi si deve prendere, deve scegliere tra il sì e il no, per carità, e bisogna rispettare tutti, anche chi sceglie il no. Io non lo condivido, però massimo rispetto per chi sceglie, diciamo, di poi sulla scheda barrare una cosa diversa da quella che barrerò io, però io credo che tutti dobbiamo andare a votare, tutti ci dobbiamo assumere le responsabilità, ma soprattutto tutti cerchiamo di tenere presente il futuro dei nostri giovani, perché noi, e parlo per me, chiaramente io ho 67 anni, la nostra strada l'abbiamo già fatta, la nostra impostazione già c'è, ma dobbiamo assicurare un lavoro ai giovani, un lavoro che oggi non c'è e non ci sono neanche le prospettive per dire però da domani cambierà. No, se continuiamo così, se votiamo no, significa che le prospettive non ci saranno, perché si continuerà con le stesse leggi, con le stesse regole e con lo stesso andazzo come siamo andati fino ad oggi. Quindi cerchiamo di cambiare e dare quell'input necessario per migliorare. Bene. Questo è l'appello di Alvaro Balloni, abbiamo parlato del voto, una spuntatina su Civitecchia, ma su Civitecchia poi ci torneremo. Buonanotte.